Ragazzi, bentornati, bentornati sul mio canale, io sono Magnus. Così, di puro istinto, vi dico che secondo me siamo arrivati a un punto fondamentale di God of War Ragnarok. Siamo arrivati al Bosco di Ferro e secondo me qui inizieremo a sapere qualcosa di molto più concreto per ciò che riguarda la storia principale. Hai detto che mi conoscevi? Come ho detto, presto avrai le tue risposte, Loki. Questo. Oh, ok. Non ti chiami così? No. Paola. È spagnola, Paola. hola. Nuova abilità disponibile per abilità. Abilità di Atreus, quindi. Porca di quella miseria. Artiglio, ma non credo che si possa. No, non credo che tu ti riferisca a queste abilità qua. Qua ne posso sbloccare 904. Ma ci sblocchiamo questa, dai. Di qua. Io vado per la mia strada. Perché? Non si è saltato. Quindi dove mi trovo? C'era una strana nebbia. Oh, ho sentito dire che Lothangard può disorientare, ma sei salvo qui nel Bosco di Ferro. Chissà perché la Io scelta delle pensavo che strade il Bosco di Ferro non diverse. fosse un posto reale. Astuto, vero? Se Ah, Odino non sa che la foresta dei giganti esiste, non può neanche toccarla. la foresta dei giganti. È così che la chiama la gente. Anzi, chiamava. Perché aspettavi me? Perché il mio Ah. destino è svelarti il tuo. Attenta! Schiaffa! Porca. Ah, abbiamo una nuova abilità per far cadere, Ci penso io. Sei bravo. Non ho mai con visto sconfiggere un droghier io. così. Grazie. Va tutto bene, no? Sì, sono solo in una foresta magica che non dovrebbe esistere e parlo con un altro gigante che è anche. E un altro? È caduto qualcosa, ma non credo che lo andremo a prendere. Eccoci. Wow, ti tengo. Grazie, devo ancora abituarmi a come funzionano le cose qui. Dove andiamo? Mia madre ha raffigurato le sue visioni, sono profezie. Ho pensato volessi vederle. Dove sono i tuoi? Non ci sono. Sono. Ehi, so che hai molte domande, ma non farmi queste, ok? Scusa. Ok. Non gli faremo domande sui genitori. Questi percorsi, vi dico la verità. Loki! Ci sono! Dimmi quando! Lascialo! Schiaffa! Ci penso io! Eccone altri! Ok. Non sono pronta! Schiaffa! Combatti bene. Come? Ma devo dire la verità, è veramente un bel Grazie. personaggio da utilizzare in Anche combattimento. tu. Perché è completo. Mi dai una mano? Oh, certo. Aspetta! Ok, ora tu! Wow! È il medaglione di Idi. Corriamo! Cosa? Via! Ok! Corriamo, ma Posso corri. rallentare? Ah.
Per superare, cioè, te voglio dire. Almeno non facciamo la figurella che veniamo battuti. Sei ancora. Dove stai? Ma sta facendo un altro percorso, sta facendo. Perché fa sempre un altro percorso? Lo dicevi prima. Mi hai battuto. Beh, sapevo già la strada. È più o meno come barare. Vieni premuto per evocare il falco spirituale di... Non c'è mai così tanta gente qui. Una fortuna da pochi. No, fortuna da Loki. Aspetta. Prendi questo. Mi è arrivata dopo. Basta, mi è arrivata dopo la battuta, però mi è arrivata, eh. Ce ne stanca un altro, eh. Ti copro le spalle. Ok. Vediamo se qua c'è qualcosa. Siamo quasi agli altari di mamma, dove ha dipinto le visioni di Groa. Era il suo modo di preservare l'eredità della nostra gente nonostante i continui sforzi degli Aesir. Alfa! Parlo al passato, però, eh. Oh, là. Ma non è magia Vanir? Dove credi che l'abbiano imparata? Mi ricordo... Eccoci qua. Tu vivi qui? Mm-hmm. Di qua. Il film Apocalipto diceva... Oh, là. Ma sbaglio. Ma questo è il mio altare. Era da tanto che volevo rivederlo. Sì, mi sto guardando un po' intorno. Per molti giganti è bello scoprire e percorrere la propria via. Ovviamente per altri conoscere il futuro è sconvolgente. Ok. Pronto? Sì, sono pronto. Questo l'avevo visto quando spargemmo le ceneri di mia madre. Era sulla parete. Tutto era già successo, proprio come nel murale. Ma questa parte era danneggiata. Oh, questi siamo noi. Nel sacchetto che c'è? Ma chissà chi è quello? Un momento. No, no! Non è corretto. Non può succedere questo. Oh no. Aia. No, 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 no. No, non può essere vero. Il bosco di ferro non esiste, Lutangar non esiste. Niente è vero! No! No. Ehi, ehi! Ehi, ehi! Va tutto bene. È tutto a posto, andrà tutto bene. Ehi, guarda. Ehi, ehi, ehi. Ehi, calmati. Calmati. Va bene. Respira. Ehi, ehi, respira. Bravo. Bravissimo. Visto, va tutto bene. Tranquillo. Tormenti. È tutto ok, stai bene. Scusami, non so cosa sia successo. No, non ti preoccupare, può succedere a chiunque. Quello può succedere a chiunque. Non di diventare lupi, ma di avere paura del futuro. Quello non può essere il mio futuro. Dice che servirò Odino e mio padre morirà! Mai e poi mai! Senti, questo è l'unico futuro che esisterà! E prima lo accetti, meglio è! Cavolo, sono stata scortese.
Ascolta. Questa prima ci manda a cagare e poi ci chiede scusa. Dimentica il futuro. Dimentica Loki. Tu sei un gigante. E stai cominciando ad avere dei poteri che ancora non comprendi. Su, facciamo due passi. Ancora? Tu potrai darmi una mano e io ti insegnerò, sai, cose da giganti. Avanti. Aiuta Agbroda con le cose da giganti. Questi nomi, mamma mia. Aspetta, c'è qualcosa qua, no? No. Vabbè, arrivo, Quante porte? Loki, mi serve il tuo aiuto. Aia. Che cos'è? Qui, seguimi. Dove andiamo? A trovare del cibo, a seminare. Le mie faccende quotidiane. Ma prima voglio farti conoscere qualcuno. Tua mamma? Loki, ti presento Yalla. Ciao Yalla. Piacere. Oh wow, è grandicella, Salgo anche io? Vieni su. Ok. Brava, Ganga. Immagino tu sappia della storia del campione e degli... Jotnar? Certo, preferisci che ti chiami così invece? No. No, Loki va bene. Ok, campione. Eccone uno, prendiamolo. Per chi è? I lupi avranno fame, no? Non ho mai visto un frutto così. Si chiamano bulbi verdi. Mia madre me ne faceva mangiare uno ogni giorno, per la forza. Fanno davvero schifo. Però hanno funzionato. Viva la sincerità, hanno davvero schifo. Forse dovremmo parlare di quello che hai visto su quel murale. Quel che ho visto non succederà mai. Non mi unirei a Odino se poi mio padre... Se c'è una cosa che ho imparato da mia madre, è che queste cose riescono sempre ad avverarsi in un modo o nell'altro. A me mio padre ha insegnato a chiudere il cuore. Ma stavolta non ce la faccio. Non per questo. E nel vero senso della parola te lo fa chiudere, se non... Sai, a volte ho pensato di andare ad Asgard. Ma non lo farò mai. Davvero? Mio padre non mi aiutava a capire il mio destino. Quando sono rimasto solo con lui, Odino si è offerto di aiutarmi. Se fossi rimasto solo con lui, ti avrebbe ucciso facilmente. Non così facilmente. Sai, forse tu servi a Odino per qualcosa. Oh, forse non è come sembra. Forse io sto ingannando Odino. Oh, sei bravo a ingannare le persone. Ho mentito a mio padre a volte. Ah, un maestro dell'inganno. I bulbi verdi vanno nel secchio. Ehi, se devo, tipo, riparare il mio arco, posso... Ma certo, ho degli attrezzi in quella cassa laggiù. A ogni modo, nella cassa c'è una cosa per te. Quando vuoi andartene mi trovi da Yalla. Possiamo fermarci un po' qui. Tutto il tempo che vuoi. Tutto il tempo che vuoi, wow! Sembra una proposta... Vabbè, allora, raccogli tutti i morti. E ora? Beh, ora di solito raccolgo le radici di viste che ci mescono insieme. A meno che tu non voglia andartene. No, posso rimanere. Voglio rimanere. E vabbè. Ce ne andavamo. No, le radici si spezzano facilmente. Lì, prendine solo un po'. Basta una bella torsione. Così? Sì, così. Arriviamo, arriviamo! Di qua ci sono altre radici. È veramente divertente Atreus da utilizzare. Beh, almeno...
Almeno qui ci sono delle radici. Prendile mentre cerchiamo una via d'uscita. Senza pugnale, ok? Oh, va bene. A qualcosa è servito. Ma porca. Lo vedo più potente. Schiaffa! Ci penso io! Mi dispiace, lasciarci in pace! Schiaffa! È anche difficile. Ok. Non sono pronta. Schiaffa. È ottimo. Okay, meglio che non raccolga più radici per un po'. Non sei stato tu. Ehi, a quanto pare ci hanno aperto una strada. Raggiungiamo Yalla prima che ne arrivino altri. Sono d'accordo. Me resti essere bestie. Penso che ci siamo anche potenziali tantissimo. Ma sono curioso di vedere. E vai, oh. Elegante, giustamente, gentleman, fa passare male do. Ho una cosa per te. Un regalo, direi. Dovrei preoccuparmi? No. Io non ho nulla per te. Posso chiederti una cosa? Certo. Siamo gli unici giganti rimasti. Più o meno. Complicato. Voglio sapere. Sarà molto più semplice mostrartelo. Minerale raffinato. Che ci mostri? Meglio seguire il tuo destino che cercare di resistergli. Ci siamo incartati. Che roba è? Che cos'è? Un elevatore. Dovremo lasciare Yalla per un po'. Assa fa? Sì. Ma devo girare la cosa là, no? Para! Questo regalo non sembra una cosa che ti rende felice. Significa solo che siamo giunti alla fine. Cosa intendi? Lo capirai quando arriveremo. La fine. Ha detto un po' troppo spesso questa fine, o sbaglio? Abbiamo fatto una traversata che... Farò dei tagli, perché obiettivamente ha raccontato un sacco di sciocchezze. Ora è il momento di compiere la mia parte di profezia. Seguimi. Per allungare il brodo, obiettivamente. Questa parte è stata estremamente lunga, Ancora. Ci penso io! Dur Atras! Va bene così. Schiaffa! Prendi questo! Ok. Tanto colore. È stata estremamente lunga, mamma mia. Forse una delle parti, forse l'unica parte più noiosa, forse è questa. Altra volta, un'altra vita. Alcune parti le avrei tagliate, sinceramente, perché il gioco, non so, non le avrei messe. Era per trovare proprio il pelo nell'uovo, anche ora. Ok, avrei tolto alcune parti che è eccessivo, mamma mia. Bello, sì, il bosco di ferro di qua. Però stiamo arrivando alla valle dei caduti. Dubal, gli è successo? Erano stanchi di avere paura di Asgard, così
si sono nascosti. Hanno lasciato dei cadaveri per confondere Odino nel caso trovasse Jotunheim. Dove sono ora? Lo vedrai. Ce la faccio. Oh, altre biglie. Aspetta, queste le avevi già viste? Non queste, però. Ne ho trovate a Midgard. Dove? Negli affreschi di tua madre. Oh no, non è. Ce ne sono altre. Che cosa sono? Da un'occhiata. Tiasi. Roder. Ehi, sta attento. Bara. I giganti. Appartenevano ai giganti. Queste sono i giganti. Dovevano scegliere tra restare a Jotunheim e attendere che Odino li trovasse per sterminarli, oppure nascondersi. Mio padre ha infuso la loro anima in queste biglie. E prima della sua morte, lui le ha affidate a me. E dentro queste hanno trovato la pace. Ora la responsabilità è tua. Ne sei sicura? Beh, è quello che mia madre ha visto. Tu saprai cosa farne quando verrà il momento. E quando sarà? Non lo so. Torniamo indietro. Questa è un'enorme responsabilità. È così. Ed è tutta tua. Ehi, tutto bene? Sì. Sì, no, è solo che ho concluso. Credo. Ora che ti ho dato le biglie, il mio ruolo in tutto questo è finito. Tu potresti venire con me? Combatteremo Odino insieme? Se avessi dovuto combattere al tuo fianco, io non scomparirei a metà del tuo dannato murale. Capisco. Beh, dovremmo lasciarle tutte insieme. Sei d'accordo? Riprendiamo il cammino. Madonna santa, speriamo che sia breve. Oh, bello quelle montagne lassù. Oh, ci suicidiamo, il no? Il picco più alto dei regni. L'unica altra volta che sono venuto a Jotunheim. Ci sono stato con mio padre. Conosci le dita del gigante? Lì ho sparso le ceneri di mia madre. Sembra un'eternità. Ehi, non sarà uno stupido murale a sancire la fine della tua storia? Lo so. Cioè, ho dei progetti, è solo finita per quanto riguarda i giganti. E io quindi cosa sono? Un'amica. Aspetta, hai sentito? Che cosa? Che cosa? Vieni ad aiutarmi, dobbiamo tornare da Yalla. C'è qualcosa che non va. Passa pietra.
Madonna santa, tutte pietre uguali così. Ok. Continua ad essere sempre lo stesso parere, stavolta. Angerboda, non è che... Sta bene? Che è successo? Oh. Loki, che succede? Tutto ok, ce la faccio. Tu vai da Yara. Porca... Ti raggiungerò. Scappa! Ma però becchiamolo possibilmente, eh. Manco una volta abbiamo becchiato. Ah, guarda, vediamoci sto dente e andiamo. Mazza, è forte questo, eh. Di Alfa! Che miseria, ragazzi. Dove sei? Mi senti? Qua su. Yalla, sta bene? Sì, stava bene. Stava bene. Quindi, queste biglie sono tutto ciò che rimane dei giganti? Non di tutti. Alcuni sono solo scomparsi. Ma dove potrebbero essere? A quanto pare da nessuna parte nei nove regni. Arrivo, giusto per... Sempre per cercare di... Ah, ok, scendiamo un'altra volta di qua. Là, la vedo tranquilla. Oltre quelle rocce c'è una voragine. Stiamo andando lì. Dovremmo... Pensi a qualcosa? Nessuno credeva che questo posto esistesse. Saranno molto sorpresi. Loki, non puoi dire a nessuno del Bosco di Ferro, nemmeno a tuo padre. Per tenere al sicuro questo posto da Odino deve rimanere un segreto. Le mie difese possono tenere lontani gli animali, ma se Asgard venisse a curiosare... Ho capito. Che è successo? Scusa. Mi sei bloccata? Non lo dirò a nessuno. Oddio mio. Vedi bloccata, Esamina il passaggio nascosto. Dai. Hola. Pola. Ah, Pola. Oh, scusate, ho sbagliato. Atnu, abbiamo compagnia. Oh, sì, carino. Quello che vuoi. Sì. Perché no? Lina. Che è? C'ho questo a fianco. Che... Ah. Episodio lunghissimo, tra parentesi. Perfetto. Ehi. Ehi, io... E là. Hai ucciso un fiore. Oh, io... È un regalo. Grazie, ma... Puoi tenerlo. Comunque, stiamo cercando nidi di abbietti. Forniscono le scorte che mi servono, perciò occhi aperti. Oh. Ah, gli abbietti, madonna santa. Qui è buio pesto. Ci penso io. Abbietti! È un nido! Qui ce ne sono ovunque! Orba Uta! Se accendiamo altre torce potremo vederli, eliminarli e sottrarre loro ciò che mi serve. Ok. Facciamolo. Vai avanti, io accendo le torce. Ci penso io! Se non lo freghiamo sto coso, non ne usciamo più, eh. Ok. Durratras. Non ne restano altri. Grazie. No. Ti senti meglio? Sì. Torniamo indietro.
Oh, passa la Maron. E chi sa ricordare la strada? Scusami, vabbè. E qua mi pare che c'era qualcosa, sbaglio, no? No, no, no. Strada del ritorno. Ah, la sai tu. Meno male, meno male. Meno male che lei sa la strada. No, una Bergsera no. C'era da aspettarselo, abbiamo distrutto i loro nidi. Dovevamo farlo. A lei non importa. Via! Schiaffa! Ci ok. Pensi? Questa era buona, eh? Ti copro le spalle. Buona anche questa. Attenzione a sti maletti abietti. Che ci romperanno. Oh. Che non me lo butti? È andato, è andato, è andato, no. Abbietti, abbietti, abbietti. Ok. Stai bene? Sì. Tu? Pronta per uscire. Pronta per uscire. Oh, grazie. Andiamo a casa. Sai, pensavo che conoscere il mio destino mi avrebbe cambiato. Ma io sono sempre io. È stato così anche per te? Sarai sempre te stesso, Loki. L'unica cosa è che devi accettarlo. E tu l'hai accettato? Pensavo di sì. Torniamo indietro? No, aggiriamo la voragine, sarà più veloce. Aggiriamo la voragine. Vai a casa passando dalla palude. Ok. Madonna, è schizzata come una saetta. Oh, e basta, questo ci viene addosso. Attenzione. Dove vai? Ti vedo. Conosci la strada? Ah, dobbiamo. Ah. Oh, volevo chiederti. Tua madre aveva delle visioni. Tutti i giganti possono averne. Alcuni. Nei sogni. Ah, sì. Io una volta ho sognato Thor. Thor? Il sogno si è avverato. È venuto a casa mia. Lui... Cosa? Sembra quasi un incubo. Sì. Esatto. Che cosa sono? Lucciole. Sono pericolose. Adorabile. Carine. Sì. L'avrei resa più corta sta parte. Mamma mia. Tempismo perfetto. Per cosa? Oh, wow. So che le cose sono state strane, in molti modi, ma sono felice che sei venuto. Anch'io. Che facciamo? Ci dimoniamo? Che? No. Dai, bella, puoi farcela. Che succede? Scorciatoia. Brava. Puoi farcela, Yalla. Credo in te. Facciamo riposare Yalla. Dicevo sul serio prima. Lo sai? I tuoi dipinti sono eccellenti. Cerchi di tirarmi su. Già. Funziona.
Richiedimelo tra... Era ora, miseria! Ma che... Smettila! Inutile guarire ora. Ora. Perché mi si è fatto aspettare? Maledizione. Chi era quella? Grilla. Lei. No. Che ha che non va? No, non riesco a sentire niente. Non c'è niente da sentire. Grilla gli ha rubato l'anima. Sai dove vive? Che cosa vuoi fare? Ho sepolto troppi lupi quest'inverno. Seguimi. Si fa un po' più interessante. Attento! Sono creature veloci! Ci penso io! Schiaffa! Ok. Non sono pronta! Schiaffa! La faccia mia, ne sono parecchie però. È meglio che a volte agiamo un po' più di attacco. Ok ragazzi, questa parte la terminiamo qui. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.